Radio Radicale, siamo col senatore Andrea De Priamo, dei Fratelli d'Italia, per parlare della commissione Orlandi-Gregori, sulla quale è stato dato mandato al relatore per l'Aula. Allora, noi ne abbiamo parlato diverse volte, si ricorderà, c'era stata qualche polemica dopo l'audizione informale del procuratore Vaticano Diddi. E poi, insomma, dopo penso un paio di settimane è stato tutto risolto. Allora, che cosa è successo? Se è successo qualcosa e com'è andata? Allora, noi abbiamo, a mio avviso, esercitato il nostro diritto dovere come Commissione del Senato e come Senato tutto, di non limitarci ad una mera ratifica del disegno di legge sull'istituzione di questa Commissione, sia perché non, ecco, sarebbe stato comunque giusto approfondirne i contenuti, a prescindere. Ma soprattutto perché c'è stato un fatto nuovo tra la votazione alla Camera e quella al Senato, che è stata l'apertura, dopo tanti anni, di una nuova indagine sia della Procura Vaticana sia della Procura di Roma. Quindi io credo che fosse doveroso da parte nostra fare un ciclo di audizioni che ha riguardato sia queste due procure, ma anche giornalisti, altri magistrati come il dottor Pignatone, già procuratore capo di Roma e già procuratore anche della Procura Vaticana. E quindi comprendere se, alla luce di queste nuove indagini, una terza, diciamo, canale di indagine, quale una commissione di indagine è, con poteri, diciamo, pieni di indagine, fosse opportuno, potesse essere un rischio di confusione, di rallentamento o comunque un problema da qualsiasi punto di vista per le procure stesse che stanno indagando. Abbiamo fatto questa audizione, abbiamo rilevato posizioni di diverso tipo e di diverso livello e alla fine abbiamo riflettuto e valutato che fosse opportuno dare vita alla Commissione. Quindi credo, concludo, come già ho detto, che il lavoro però che abbiamo fatto sarà anche utile per la Commissione stessa per partire anche alla luce delle audizioni che abbiamo svolto. Nel novero delle possibilità in queste settimane c'è stata anche l'ipotesi di mettere in stand-by la commissione d'inchiesta per lasciar fare alla Procura di Roma a quella. Noi avevamo tre opzioni a mio avviso. Di sicuro un'opzione esclusa era quella di essere contrari alla Commissione, almeno per quanto ci riguarda. Avevamo l'opzione che è stata esercitata, cioè quella di dare vita alla Commissione. Avevamo l'opzione di votare l'emendamento che poi è stato ritirato, c'erano due ma ne abbiamo votato eventualmente uno, che aveva un senso perché diceva di fare un tempo un po' più ristretto alla Commissione. Del resto c'era un disegno di legge di Calenda che diceva di farla di un anno, quindi farla di 2 o di 3 anni avrebbe avuto senso, però questo chiaramente significava riportare il disegno di legge in Calenda, quando ha Camera. fatto questa proposta, con che cosa, come la. Non l'ha motivata, Ah, anzi, non è, ok. però io credo che Beh, non fosse si è mai vista una commissione d'inchiesta con beh, noi. di un anno onestamente era troppo poco, un'intera legislatura rischia, dobbiamo dire che Sì, bisogna trovare la giusta misura. col taglio dei parlamentari credo che non sia facile la gestione di tutte le commissioni bicamerali o speciali, con quelle ovviamente anche ordinarie. Però detto questo, e la terza opzione era quella di chiedere una sospensiva fino all'esito delle indagini della Procura, almeno della Procura di Roma, perché possiamo anche considerare la Procura Vaticana, ovviamente non è la Procura del nostro Stato, ma diciamo chiedere comunque una sospensiva a tempo legata a questo. Però per i motivi, insomma, che abbiamo detto e soprattutto anche per chiarire in modo evidente che da parte nostra non vi è stata mai nessuna volontà di fare nulla che potesse allontanare da quella ricerca della verità che però ricordiamoci purtroppo per 40 anni non si è trovata. Noi pensiamo che la Commissione potrà essere uno strumento utile, ma ovviamente sarà tutto da verificare se potrà in questo senso diciamo, contribuire in modo concreto, perché di commissioni di inchieste e di indagini ne abbiamo viste molte, quindi qui parliamo di una vicenda drammatica. Io sono nato 3 anni dopo Emanuela Orlandi, L'86. nato 3 anni dopo di lei, no, no, magari Ah, 3 anni dopo? No, infatti, sono non. No, nato nel no, 71 pensavo 3 anni dopo il rapimento. e quando lei è stata rapita ero un ragazzo, quindi più piccolo, e in quel momento festeggiava lo scudetto all'epoca della Roma di Falcao e di Bruno Conti e di Bartolomei in una Italia che
come diceva una canzone di Sergio Caputo, il peggio sembra essere passato, no? Si era lasciato alle spalle la stagione delle stragi, degli attentati terroristici, della lotta armata e quant'altro, e quella vicenda ovviamente scosse e scuote tuttora le coscienze, certo, di tutti. Quindi quando qualcuno ha detto c'è la volontà di volete insabbiare, francamente quelle, certo, accuse hanno fatto male, perché sì, non, sì, nessuno ha mai voluto insabbiare, per quanto ci riguarda, una vicenda che purtroppo di insabbiamenti e di piste sbagliate ne ha viste tante, c'erano solo i dubbi che abbiamo manifestato e comunque alla fine abbiamo valutato di approvare, certo, la commissione. Senta, non è una commissione di garanzia, quindi si farà, la presidenza andrà alla maggioranza. Questo non spetta a me dirlo, io ritengo che... Però non è la tipica... Ecco. Non è di garanzia, quindi la logica vorrebbe questo, sicuramente. Grazie al senatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.